Buongiorno, sono Verdiana Varagussa, psicologa e psicoterapeuta del Centro in Terapia. In questo video andremo ad affrontare le risposte dissociative al trauma della derealizzazione e della depersonificazione e andremo a vedere come mai la dissociazione ha un forte legame con le esperienze traumatiche. Quando ci troviamo a fronteggiare un evento stressante, come ad esempio la diagnosi di una grave malattia, un incidente, un'aggressione, può capitare di sentirci estraniati da noi stessi. Per esempio, a fronte di situazioni stressanti, a molti sarà capitato di sentirsi quasi spettatori esterni di quanto stava accadendo, quasi estranei a se stessi. Oppure possono aver sperimentato un senso di realtà rispetto a quello che accadeva, quasi come se stesse succedendo in un sogno o in un film, ma non a loro direttamente. Altre volte ci si sente ovattati, quasi in una bolla, o si percepisce che il proprio corpo quasi non appartenga a se stessi, ci si vede dall'esterno o alcune parti del corpo non vengono percepite come proprie. Di fronte a queste esperienze, angoscia e timore prendono il sopravvento, ci si spaventa, sembra quasi che ci sia qualcosa di profondamente sbagliato in noi o nella nostra testa. In realtà non è nulla di tutto questo, si tratta di risposte dissociative di tipo sostanzialmente difensivo, ma ora andremo a spiegare meglio cosa significa questo. Allora, la maggior parte delle esperienze sopra citate fanno parte di due categorie di risposte dissociative, la derealizzazione e la depersonalizzazione, come classificano le esperienze Iotti e Farina. Allora, in entrambi i casi è alterata momentaneamente la percezione consapevole di se stessi o dell'ambiente circostante. Nella depersonalizzazione ho un'alterazione della percezione di me stesso, quindi mi percepisco quasi come estraniato da me, dalle mie emozioni, dalle mie percezioni, dai miei pensieri. Invece nella derealizzazione c'è un'alterazione della percezione dell'ambiente circostante, incluse anche le persone, anche familiari, che a volte sembrano proprio come se fossero degli estranei, quasi come se non li conoscessimo realmente. In questi casi, cosa accade? Accade che di fronte a un forte stress vi è una sorta di sospensione momentanea della capacità di riflessione e integrazione, quindi è un po' come se la tendenza innata che abbiamo ad integrare quello che ci accade all'interno della nostra storia di vita venisse sospesa. Quindi queste esperienze vengono immagazzinate in maniera non integrata all'interno del racconto consapevole di noi stessi. Come mai accade questo? E di fronte, diciamo, a un pericolo, una minaccia, cosa accade? Noi esseri umani siamo programmati a sopravvivere, quindi si attiva il nostro sistema di difesa. La prima risposta del sistema di difesa è quella di cercare supporto e aiuto negli altri, ma abbiamo visto come di fronte ad esperienze traumatiche la sensazione è proprio quella di non poter ricevere un sufficiente aiuto dall'esterno. Quindi la prima risposta è impraticabile. La seconda risposta di fronte a una minaccia è quella dell'attacco e fuga. Ma di fronte, come abbiamo detto, al trauma ci si sente impotenti, si sente che le proprie risorse non sono sufficienti per fronteggiare quello che sta accadendo, quindi non posso né combattere né ribellarmi né fronteggiarlo né fuggire e allontanarmi. Ecco allora che si attiva una terza risposta difensiva collegata al nervo vago dorsale che fa appunto riferimento alla dissociazione, allo spegnimento fino ad arrivare alla morte apparente. All'interno di queste risposte vi è proprio anche la derealizzazione e la depersonalizzazione di cui abbiamo parlato, che risultano quindi
un tentativo estremo del nostro corpo e della nostra mente di metterci in salvo. Perché questo? Perché quando mettiamo in atto una risposta difensiva di tipo dissociativo è come se facessimo un passo indietro rispetto a quello che sta accadendo. Infatti abbiamo un po' detto, ci si sente staccati dai pensieri, dalle emozioni, dalle percezioni, anche dall'ambiente circostante. Quindi mettiamo un po' una distanza e soprattutto registriamo questi eventi al di fuori della consapevolezza. Tutto questo ha un costo, ma in quel momento lì è una risposta che ci permette di andare avanti, di non soccombere a quello che sta accadendo. Sono risposte estreme a situazioni estreme in cui ci si sente in trappola e ci si sente di non poter far nulla. Quindi in realtà si tratta di risposte protettive e non di un inganno del nostro corpo e della nostra mente. Per quanto quindi il termine dissociazione solitamente generi scompiglio e paura, in realtà dobbiamo iniziare a vederla proprio come una risposta che tutti normalmente nel quotidiano sperimentiamo, ma che va lungo un continuum. Su un estremo ci sono le risposte dissociative di cui abbiamo parlato, che sono proprio dei tentativi di protezione estrema. Sull'altro estremo del continuum troviamo invece quelle esperienze che facciamo quotidianamente di dissociazione, come ad esempio i déjà vu o quando percorriamo una strada che conosciamo bene e arriviamo a destinazione senza ben ricordarci i passaggi che abbiamo fatto o che cosa abbiamo visto lungo il tragitto. Quindi in realtà questo rende il termine dissociazione un po' meno ostico e spaventoso. Cosa succede? Succede che le risposte dissociative difensive possono diventare delle risposte protettive automatiche in coloro che hanno subito dei traumi ripetuti, soprattutto nelle persone che hanno sperimentato traumi relazionali durante il corso del loro sviluppo. Perché accade questo? Perché quando siamo più piccoli, quando siamo bambini, il nostro sistema nervoso non è ancora preparato a regolare l'attivazione fisiologica e le emozioni. Abbiamo bisogno di un adulto competente e accogliente che si sintonizzi sulla nostra attivazione e ci aiuti a riportarci in uno stato di quiete. Nei traumi relazionali abbiamo visto che spesso questo non accade, non è presente un adulto che è in grado di adempiere a questo compito e di soddisfare i nostri bisogni. Quindi per il bambino è assolutamente protettivo in realtà ricorrere quasi a delle difese più dissociative, allontanarsi quasi dalla propria esperienza per poterla gestire, perché in quel momento è troppo sovrastante. E cosa di conseguenza quella diventa una strategia che man mano generalizza e in età adulta può mettere in campo anche di fronte a situazioni che non richiederebbero un intervento così netto. Infatti è bene ricordare una cosa: se il nostro corpo e la nostra mente ci forniscono quella come estrema risorsa per proteggerci di fronte a un trauma, è perché proprio estraniandosi da se stessi e dall'ambiente aumenta, si innalza in realtà la soglia del dolore sia fisico che emotivo. Quindi in realtà è proprio qualcosa che ci permette di andare avanti con la nostra vita quotidiana e di sopravvivere a delle esperienze terribili. Chi è bloccato in risposte dissociative di questo tipo deve cercare di ricordarsi come in realtà queste non siano non segnalino la presenza di qualcosa di sbagliato in sé, ma siano in realtà delle risposte a ferite profonde che probabilmente ha sperimentato nel corso della sua vita. Sarà poi importante andare ad individuare i trigger, le situazioni che le generano
e a sviluppare man mano delle nuove strategie più funzionali che permettano di fronteggiare le difficoltà e gli stress quotidiani, ma rimanendo ancorati al qui ed ora e al presente.